Sul tema immigrazione e anche sul tema Roma ultimamente. Lei chiede se è fatto di questo nuovo governo e di come sta operando? Beh, io mi sono fatto l'idea che questo nuovo governo utilizzi le parole. A casa non lo sanno, ma noi stiamo venendo da un dibattito proprio sull'uso dei termini e sull'uso della lingua italiana, che è bellissima, purtroppo misconosciuta, nessuno la parla più da anni. E quindi il governo utilizza le parole per fare promozione alla sua parte, sostanzialmente, per ottenere qualche voto in più, per ottenere qualche like in più. Detto questo, che opinioni mi sono fatto? Mi sono fatto le opinioni di qualcuno che cerca di truffarmi per ottenere il mio voto, ma insomma non posso non definirla truffa, una cosa in cui si parla di invasione, tanto per dare qualche numero così ci capiamo. Noi in Europa accogliamo un numero di profughi che nel mondo sono un numero impressionante. Ecco, la percentuale di accoglienza per quanto ci riguarda, l'Europa per quanto ci riguarda sta intorno al 5%. Cioè noi accogliamo come Europa il 5% delle persone che sono in fuga su questo pianeta, in fuga qualsiasi cosa, dalla guerra, dalla fame, dalla disperazione, dalla desertificazione, dalle acque che si innalzano. Quindi non voglio fare una classifica di chi ha più diritto o meno diritto ad essere accolto o meno, perché la gente non va in giro in crociera, nonostante quello che qualcuno dice. Cioè, se uno si sposta da casa sua, affronta un deserto, affronta un mare per cercare di raggiungere qualche altro posto, non lo fa per ora, perché non aveva niente di meglio da fare in quella circostanza, lo fa perché non aveva nessuna alternativa in quella circostanza. Senta, posso chiederle, quando Luigi Manconi ha detto non esiste la figura giuridica del clandestino? Sì. L'uomo Giobbe Covatta, sì, che cosa ha provato a sentire smentita quella che invece ormai è considerata una cosa unanimemente riconosciuta da tutti, no? Che esiste il clandestino? Io ho provato una sensazione bizzarra, devo dire la verità, perché lo scoprivo in quella circostanza che dal punto di vista giuridico non esistono i clandestini. L'avevo sempre dato per scontato, mi era sempre stato raccontato così, non avevo mai approfondito la cosa, per cui devo dire che è stato illuminante, è stato, anche perché in tutta onestà io non penso che Manconi, men che meno, ma che i politici, come spesso si dice, siano degli imbecilli che vanno, i politici non sono degli imbecilli, i politici sono le persone di cultura, sono delle persone che, Salvini, che io non, ovviamente non è che non voto, ma non lo stimo neanche, ma non posso non pensare che dal punto di vista politico sia un genio, non posso non pensarlo, perché negli ultimi 5 anni ha preso un partito che aveva il 5% e è diventato il primo partito d'Italia, quindi devo immaginare, anzi ne sono certo, che dal punto di vista politico sia, come dire, una raffinatissima mente. Poi non condivido neanche una parola di quello che dici, intendiamoci, però ecco, non facciamo l'errore di pensare che gli altri siano dei cretini, perché non è vero, non lo sono Manconi men che meno, e quando, io me lo dico soltanto per, vorrei dire pararmi il culo, ma non è la parola esatta, fate che a me io faccio molte interviste. Mi fa piacere raccontare quello che ho visto in Africa, quello che penso della situazione dell'immigrazione, eccetera. Però secondo me non dovreste intervistare, so che forse fa un po' di ascolto in più, ma non dovreste intervistare un comico, dovreste intervistare Manconi, ma sa molto più lunga di me. Dovreste intervistare Gino Strada, la sa molto più lunga di me, forse, come dire, è meno spiritoso, non lo so, ma sicuramente molto più preparato.
Grazie.